Mi sono letteralmente innamorata dell'Abruzzo in tempi recenti, da quando l'ho frequentato, ho iniziato a frequentarla nella mia relazione con i solisti aquilani e devo dire che è una terra magica, non per niente ha dato le origini a un personaggio così straordinario, poliedrico, quale Gabriele D'Annunzio per l'appunto. L'opera di D'Annunzio ispira sicuramente, è stata fonte di ispirazione sotto tutti i punti di vista e per tutte le arti e continua ancora oggi a esserlo. E anche questo omaggio in poesia, appunto una poesia e un'attitudine poetica anche attraverso la musica, devo dire che ce n'è un gran bisogno oggigiorno, quindi forse abbiamo più bisogno di, ancora più bisogno oggi della poetica d'Annunziana e anche della musica a lui contemporanea. Una grande emozione esibirsi qua a casa di D'Annunzio, questo è un omaggio a cavallo tra musica e parole, poesia forse in modo particolare, ma e parole poetiche in generale, è pura poesia anche nella musica in realtà. Per quello che riguarda la parte musicale abbiamo scelto di concentrarci su quella che era la temperie culturale di quell'epoca, dunque gli autori coevi e con cui D'Annunzio ha avuto delle relazioni personali, epistolari, scambi anche lavorativi, in alcuni casi collaborazioni anche produttive, e quindi c'è molta musica francese, c'è Debussy che non poteva mancare, ma anche Puccini e Giordano. È un'idea, quella che abbiamo avuto insieme a Beatrice Venezzi, di restituire un D'Annunzio più privato, più intimo e anche più consapevole dei propri limiti, delle proprie debolezze, alle quali, come dire, non si nasconde dietro un dito, ma le manifesta con grande coraggio e grande apertura di cuore.